Allora, oggi vedremo, nella prima ora, alcuni corollari delle formule di Gauss-Green. Il primo corollario del teorema della divergenza. Siano D inclusi nel quadro un dominio regolare ed F che è X più Y appartenente a D assorta F di X y, un campo vettoriale su D, quindi avrà due componenti F1 di X y, F2 di X y, appartenente ad R4 ed F1 campo vettoriale di classe C1. Cosa vuol dire classe C1? Che F1 ed F2 sono due funzioni di classe C1. Allora, l'integrale doppio su D, la divergenza di F è uguale all'integrale sulla frontiera di D di F scalare n in S dove n è denota il versore normale alla frontiera di D che punta verso l'esterno. Ragazzi, questo è un prodotto scalare. Quindi D è un dominio regolare del piano, F è la funzione definita in D a valori in R4, e le sue componenti sono funzioni di classe C1. L'integrale doppio su D della divergenza di F, vedete questa divergenza di F? È uguale all'elevata F1 rispetto a X e la derivata di F2 rispetto a Y, questa è per definizione la divergenza di F. La derivata della prima componente del campo rispetto alla prima variabile più la derivata della seconda componente del campo rispetto alla seconda variabile. Allora, l'integrale doppio della divergenza è uguale all'integrale sulla frontiera di D di F, che è questo campo scalare N, dove N è il versore normale alla frontiera di D orientato verso l'esterno. Questo, ragazzi, è un integrale curvilineo. D'accordo? Dimostrazione. Allora, l'integrale doppio su D, la divergenza di F, di X, di Y, è uguale all'integrale doppio su D, la derivata di F1 rispetto ad X, più la derivata di F2 rispetto a Y, di X, di Y. Questa è
equation 1, applichiamo le formule di Gauss-Green. Quindi qua abbiamo la prima formula, integrale sulla frontiera di g orientata positivamente di f1 di x, no? Meno f2 di x. Abbiamo usato per le formule di Gauss-Green. Adesso andiamo a sviluppare il secondo membro di questa uguaglianza. Per fare ciò supponiamo che la frontiera di T sia rappresentata da una curva, sia il sostegno di una curva C1 regolare al traffico. Supponiamo. La frontiera di D sia il sostegno di una curva chiusa semplice C1 e regolare a tratto gamma tale che la T appartiene alla B associa gamma di T uguale X di V più Y di T appartenente alla frontiera. Qui supponiamo che la frontiera di D sia il sostegno di un'unica curva chiusa semplice regolare a tratti gamma che a T appartenente a B associa gamma di T uguale X di T chiusa in T appartenente alla frontiera di D. Allora, possiamo supporre, in ordine restrittivo, che gamma orienti la frontiera di D positivamente. E che la frontiera di D sia stata orientata positivamente con tale parametrizzazione. D'accordo? E supponiamo di aver scelto due cose, che la frontiera di D è il sostegno di un'unica curva regolare a tratti. Quindi siamo studenti? D'accordo? Escludendo in questo momento il caso della corona circolare, per capirci. Seconda cosa, gamma abbiamo scelto come rappresentazione, come parametrizzazione della frontiera, una curva che orienti la frontiera positivamente. Dobbiamo calcolare l'integrale su la frontiera di D di F scalare N indesse. Questo è cosa vuole? L'integrale tra A e B. Allora dobbiamo calcolare questo prodotto scalare sulla curva. Che cosa sarà? La prima componente del campo è F1 calcolato sulla curva X di T di Y di T. Per la prima componente del versore normale. Perché la prima componente del versore normale? Devi prendere, considerare il versore tangente, invertire le componenti e mettere il segno meno sulla seconda. Quindi la prima componente sarà y' di t fra la norma di gamma prima di t più la seconda componente del campo f2 calcolato sulla curva
x di t più y di t per la seconda componente del versore normale. La seconda componente che è meno x' di t fratto la norma di gamma prima di t. Quindi mettiamo un segno meno su x' di t fratto la norma di gamma prima di t. D'accordo? Tutto questo perché cosa deve essere moltiplicato per la definizione integrale curvilineo? Per la norma di gamma prima di t. Tutto questo è integrato su AB. D'accordo? Questo lo semplifico. Ma questo non è altro che l'integrale sulla frontiera di t percorsa nel verso positivo. Perché? Perché gamma orienta positivamente la frontiera di t. Di che cosa? Di f1 di y meno f2 di x. E quindi avete trovato questa quantità. Le due cose sono usate. D'accordo? Ragazzi, se la frontiera di D è l'unione di due, tre, di numero finito di sostegni di curve regolari a tratti, poi cosa fate? Si ragiona come la parte finale del teorema della forma di Gauss-Green. Decomponete il vostro dominio regolari in domini normali, su ognuno dei quali la frontiera è il sostegno di un'unica curva. Prima di questo risultato è poi risommata. Posso cancellare? Copiato? Secondo corollario delle forme di Gauss-Green. Come si mostra questo, ragazzi? Questa è proprio un'immediata conseguenza della formula di Gauss-Green. Prendete la prima formula
scusate, prendete nella seconda formula f piccolo uguale f1, d'accordo? E nella prima formula f piccolo uguale f2, prendete questo. Ci trovate? Trovate ragazzi? Poi, terzo corollario. Formule di integrazione per parti. Sia di influsso in R quadro un dominio regolare e F e G due funzioni di classe C1. Allora, l'integrale doppio su D e la derivata di F rispetto a X per G è uguale all'integrale sulla frontiera di D orientata positivamente di f g dy meno l'integrale tutto su D di f per arrivare di D rispetto a x dy dy. Faccio voi, scusate. L'integrale doppio su D la derivata di F rispetto a Y per G di X di Y è uguale a meno l'integrale sulla frontiera di D di F e G di X meno l'integrale doppio su D di F per la derivata su G rispetto a y di x di y. Applicare le formule di Gauss-Green alla funzione f alla funzione prodotto. Per applicare due formule di Gauss-Green alla funzione prodotta f per g potete immediatamente, d'accordo? Vai ragazzi. Apri la prima forma. Cosa viene? L'integrale su D della derivata di F per G, questo è uguale all'integrale sulla frontiera di D, che è positivamente di F per G dei Y. Come si chiama? L'integrale, la derivata del prodotto, applicare la formula di derivazione e verificare. D'accordo? Siamo arrivati a 1, 2, 4. Quarto corollario. Formula per il calcolo dell'area di un dominio regolare.
sia di un gruppo di R quadro 1 un dominio regolare. Allora, la misura di D è uguale all'integrale su più la frontiera di D di x di y, anche qua all'integrale, almeno l'integrale sulla frontiera di D di y di x, anche qua ad un mezzo l'integrale sulla frontiera di D, sempre, sempre orientata positivamente, di meno di y di x di x. Come si ottiene questo? Lo usiamo la prima, ragazzi. La seconda è cosa male. La misura di D la dovrei scrivere. Quindi dai gruppi su D della funzione 1 e X. Questo è definizione integrale, c'è questo, Se andate a calcolare in grado la funzione 1 è proprio la misura di D, per definizione. Ma ora come lo potete scrivere? Come integrale l'ordine su D della derivata di x rispetto a x di x di x. Applicate la prima formula di integrazione, la prima formula di Gauss-Seidel, questa è uguale all'integrale su più la frontiera di x di y. D'accordo? Tenete così la prima formula. Come si ottiene la seconda formula? Tutto tale quale. Qui invece 1 invece scrivo come la derivata di x rispetto a y, lo scrivo come la derivata di y rispetto a y e applicate la seconda formula di Gauss-Seidel. Ottenete questa espressione. La terza come si ottiene? Sommando le prime due ottenete la terza. Proprio ragazzi, posso accettare? Ragazzi, grazie alle formule di Gauss-Green possiamo dimostrare che una forma differenziale di classe C1 chiusa definita su un aperto semplicemente connesso del piano è esatta. Sia incluso in
semplicemente connesso. In omega uguale a x y x più b x y forma differenziale lineare di classe c1 su a giusto. Allora, omega è esatto. Ragazzi, ricordate cosa vuol dire che un aperto connesso del piano è semplicemente connesso. Quindi guardate, abbiamo dato la definizione generale R alla N di aperto semplicemente connesso. Poi abbiamo detto, senza dimostrarlo, che nel piano, che un aperto connesso nel piano è semplicemente connesso, se e soltanto se, comunque prendo una curva C1 a tratti, chiusa e semplice, il dominio contenuto nella curva è interamente contenuto in A. Per essere precisi dobbiamo invocare il teorema di Jordan. Qual è il teorema di Jordan? Qui sia gamma la più appartenente alla B associo gamma di T appartenente ad R4 una curva chiusa e semplice. Allora il sostegno di gamma è la frontiera di due domini che ripartiscono che formano una partizione di L quadro. Cosa vuol dire che forma una partizione? Che la loro unione vi dà R quadro. E se fate l'intersezione degli interni ottenete il vuoto. Allora è la frontiera di due domini di due domini che forniscono una partizione di R quadro. Uno è limitato, l'altro non è limitato. Il primo si dice interno a gamma, il secondo esterno a gamma. Il primo limitato si dice interno a gamma, l'altro esterno a gamma. Cosa dici il teorema di Jordan?
dato una curva gamma del piano semplice e chiusa, d'accordo? Allora, il piano viene diviso in due sottoinsiemi. Il primo sottoinsieme, entrambi hanno per frontiera il sostegno di gamma. Uno è limitato e l'altro è limitato. D'accordo? Poi questi due insiemi, la loro unione vi ridà tutto il piano. La loro intersezione degli interni è l'insieme 1. Quello limitato lo chiamerete anche su questo limitato, ad esempio. E questo è quello limitato. Quello limitato lo chiamate interno a gamma. Quello limitato si chiama esterno. Si dice esterno a gamma. D'accordo? Quindi adesso ha un senso preciso quando diciamo assegnando la curva chiusa e semplice, cos'è il dominio interno alla curva? L'esistenza di tale dominio ci è assicurata dal teorema di, anche se è evidente, però andrebbe dimostrato, va, e questo, l'esistenza di questo dominio è assicurata dal teorema di Jordan. D'accordo? Allora ritorniamo adesso alla nostra la definizione di insieme semplicemente connesso. Quando è un insieme si dice semplicemente connesso? Quando abbiamo visto, comunque prendete una curva C1 a tratti, la curva regolare a tratti, semplice, chiusa, con il sostegno contenuto nel vostro insieme A, il dominio interno alla curva, che adesso ha un senso, è completamente contenuto in A. Cioè questo vuol dire che l'insieme, il vostro insieme non ha buchi. D'accordo? Questo insieme non è semplicemente connesso, la corona circolare non è semplicemente connessa. Questo insieme non è semplicemente connesso. Questo insieme invece è semplicemente connesso. D'accordo? Va bene. Dimostriamo questa relazione sia gamma di al t appartenente alla t associa gamma di t appartenente ad A, penso, se possiamo una curva C1 a tratti chiusa e semplice, calcoliamo l'integrale la vostra forma differenziale A di x di y di x più di x di y di y su gamma. Allora, c'è la curva regolare, scusate, regolare a tratti su gamma, d'accordo? Questo è cosa uguale. Indichiamo con D il dominio interno a gamma che esiste per il teorema di Jordan. Questo risulta essere un dominio regolare, quindi possiamo applicare le formule di Gauss-Green. Ragazzi, supponiamo che questa parametra, supponiamo
che gamma orienti positivamente la frontiera di D. D'accordo? Che questa parametrizzazione orienti positivamente la frontiera di D. Questo è uguale all'intervallo Q su D. Per le formule di Gauss-Green, la mia derivata di A rispetto a Y più la derivata di B rispetto a X più Y di X e di A d'accordo? Noi stiamo supponendo anche che gamma orienti positivamente la frontiera di B. Partendo prendete una curva equivalente con il verso opposto. Ma quanto vale questo? La vostra forma differenziale chiusa, quanto vale questo? Questa è la derivata del primo coefficiente rispetto alla seconda variabile, meno la derivata del primo coefficiente rispetto alla seconda variabile, più la derivata del secondo coefficiente rispetto alla prima variabile. La vostra forma differenziale chiusa, quanto vale questo? A zero. D'accordo? Quindi abbiamo dimostrato che l'integrale della vostra forma differenziale lungo tutte le curve regolari a tratti, chiuse e semplici, con sostegno in A vale a zero. Si può eliminare l'ipotesi che la curva sia semplice. D'accordo? Questo continua a valere anche se la curva non è semplice, questo risultato. D'accordo? Ma questo cos'è questo risultato? Non è altro che la caratterizzazione, una delle caratterizzazioni delle forme differenziali esatte, ricordate? Le due caratterizzazioni, la forma differenziale esatta, la forma differenziale esatta sono quando si verificavano 2 e 3. 2, se sono 1 era equivalente a 2, 2 era equivalente a 3, ricordate la caratterizzazione della forma differenziale esatta. Cosa diceva 2? La forma differenziale esatta se sottoposta all'integrale sulle curve chiuse regolare a tratti vale 0. Quindi questo ci dice che la forma differenziale è esatta. Ragazzi, prima di fare gli esercizi vorrei darvi denunciare soltanto la formula di cambiamento di variabile degli integrali doppi. Siano T e D due domini regolari di R quadro. Ed è una funzione di
di in R. Se esiste una lezione fi, andiamo alla fine, G, tale che A UB appartenente a T associa G UB uguale X UB Y UB appartenente a D. D classe C1 con determinante della matrice jacobiana non diverso da zero in ogni punto di T, allora l'interale doppio su D di F di X plus di X di Y è uguale l'interale doppio su D di F di X di U di Y di U di per il modulo del determinante della matrice jacobiana di G in UB di U di B, dove G matrice jacobiana di G è il punto B è uguale la derivata di X di U B rispetto a U, la derivata di X la derivata di x di UB rispetto a B, la rispetto a B, rispetto a B, la derivata di y di UB rispetto a U, la derivata di y di UB rispetto a U. Ragazzi, come vedete, D, un linea regolare è un piano.
questo è il bilancio di f di t di x z uguale a f di x y, cioè il grafico della funzione f definita su d. Voi calcolate l'integrale su d, f è la funzione dell'integrale su d della f, dovete calcolare. D'accordo? Supponete di avere un dominio t del piano e di avere un'applicazione g che va da t in d, che sia iniettiva e suriettiva, di classe c. Quindi come fate g? G è una funzione definita del piano e la valore del piano, indichiamo con u e b. Le coordinate del piano dove sta t, l'applicazione che ha uv, associo guv che è l'elemento del piano, quindi guv ha due componenti, x e y. La prima dipenderà da uv, la seconda dipende da uv. Noi chiediamo che queste funzioni di x e y non siano di classe c. E noi ci stiamo chiedendo che, considerando la matrice jacobiana, come si calcola la matrice jacobiana? Prende la prima componente dell'applicazione g e parlerà rispetto a u. La prima componente rispetto a b. Seconda componente dell'applicazione fa la derivata rispetto a u, seconda componente fa la derivata rispetto a b. Di questi calcolate il determinante. D'accordo? Supponete che il determinante sia diverso da 0 per ogni b appartenente a t. Allora, questo integrale di f qui sopra lo potete scrivere come l'integrale di f composta da questa applicazione sull'insieme t. Sta facendo la sostituzione x uguale x di b, u sono uguali y di uv. D'accordo? Per cosa deve moltiplicare? Per il modulo del determinante della matrice jacobiana di u di b. D'accordo? Ragazzi, questa è la formula analoga, è la generalizzazione della formula che avete visto in analisi. Se avete una trasformazione in analisi, cosa ha due intervalli AB e CD, la trasformazione G che a T appartenente ad AB associo G di T appartenente a CD. D'accordo? Quando andate l'integrale su CD, come lo trasformavate? L'integrale su AB, poi ci mettevate, no su AB, poi vediamo, ci mettevate G' di T. G' di T vi sostituisce, siccome là non c'è il solo elemento, sostituisce il determinante della matrice jacobiana. Qua perché c'è il modulo? Perché lì, nel caso di analisi 1, se g è strettamente crescente, quindi g' è maggiore di 0, mettete l'integrale tra cd si trasforma in integrale tra b, d'accordo? E quindi qua viene gb. Se g è strettamente crescente, quindi g' è minore di 0, l'integrale su cd si trasforma in meno l'integrale su si trasforma in grade tra b e a, quindi meno in grade su ab e quindi meno g' che sarebbe il modulo di g'. Quindi anche in analisi 1 anche il funzionale a lascia il modulo, capito? D'accordo? È la stessa cosa, l'unica cosa è che dovete sostituire, siccome in analisi, per funzionare una variabile avete una trasformazione che va da r ad f e ci mettete la derivata prima, qui avete una trasformazione che va da r quadro in r quadro, invece la derivata prima è l'elemento determinante della matrice. Ragazzi, allora, 5 minuti di intervallo e poi siamo a